di più. Ti amavo, sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via come una rondine, volando in alto senza di me. Sei andato via lasciando amaro nella mia bocca. Ci vuole te, ci grida il nome. Sì, il nome è tuo, ma inutile. Ti inseguono un nuovo giorno, ma un tuo ritorno non ci sarà. Se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via come una rondine, che primeggia, probabilmente si sposa con l'idea dell'amore. Ma a proposito dell'amore, io volevo sentire se siete d'accordo con me. C'è sul dizionario italiano una parola che viene offesa, maltrattata, fraintesa, sciupata, è l'amore. L'amore non è quello quando fanno così big in televisione, non è quello scritto sui muri dai nostri giovani, non è quello sulla corteccia dell'albero con la freccetta e il cuore. L'amore è una parola grossa,
Cioè, adesso io prescindo dal concetto cristiano, per non sembrare un sacerdote, ma scusate, l'amore ha come riferimento Dio, Gesù Cristo, quello è l'amore. L'amore quindi come concetto porta tutte quelle virtù, quelle bellezze che ci riportano a Lui. Infatti l'amore vuol dire carità. San Paolo diceva, se io parlassi tutte le lingue del mondo, ma non avessi la carità, cioè se non avessi l'amore, quella umiltà, quel rispetto, quel passo indietro che purtroppo nei nostri tempi non sempre succede. Come mai? L'hai ammazzata? Perché l'hai ammazzata tua moglie? Perché l'amavo. Cioè, è una cosa, cioè non ci troviamo, cioè non c'è il ritorno. E allora ecco che confondiamo l'amore con quel torbido demone che è la gelosia, per esempio. E quindi il rispetto, il perdono, la disponibilità verso gli altri, quello è l'amore. E quindi l'amore anche come concetto dà, non chiede. Ecco il passo indietro. Chi ama fa un passo indietro, non prende il coltello perché ha avuto uno sgarro o un'offesa dalla moglie, fa un passo indietro. Personalmente io vivo l'esperienza che di questi passi indietro ne ho fatti 20 anni. Una confidenza che faccio a voi, me ne faccio una ancora più grave, più tragica. Io quando insegnavo catechismo ai ragazzi, ragazzo anch'io, avevo 17 anni, dicevo sempre, badate bene ragazzi, l'amore è un sentimento che nasce dal cuore, è un bisogno che poi a una certa età va oltre la mamma e il papà, e quindi si comincia a guardare l'altra parte, con la bellezza ci si fidanza, ma con le virtù ci si sposa. Ricordatevelo, io sono scivolato sulla mia stessa battuta, perché io purtroppo, una confidenza che vi faccio, io ho sposato la bellezza, ma mi sono trovato, forse il mio torto proprio perché l'inclinazione al bello per cui dipingo, per cui ho avuto questo dono, va bene? E allora sono stato attratto dalla bellezza e ancora oggi la bellezza mi tocca, mi commuove, mi affascina, per carità. Ma l'amore non può prescindere da un riferimento preciso che è Dio. Se ci andiamo a prescindere dal pensiero di Dio, tutto il resto è amore malato, è amore combinato così in qualche maniera. L'uso della parola amore oggi è bistrattato, è offeso, e dobbiamo chiedere scusa al dizionario italiano se usiamo male questa parola. Dal momento che ci sono molte donne, molti ritratti di donne, mi permetto di chiamare in campo il nostro amico Dante Alighieri, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, ed ogni bocca deventa tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella sen va sentendosi laudare e va di benignità così vestuta che gli occhi non la pochi non la prova. Ecco, questo è Dante, che è referente verso la donna, ma anche perché porta sempre nella parola amore un riferimento a Dio. Per carità, non con spavalderia, non con spavalderia. L'avevo messo di dirvelo, ma ve ne faccio una confidenza. Vi ho detto prima che io ho impiegato 20 anni di passi indietro prima del distacco. Gli stessi amici sacerdoti con cui io ho vissuto tanto tempo a fianco, a un certo punto si sono convinti, mi hanno detto no, stacca. Stacca la spina perché vai verso il peggio. Il peggio mi è arrivato per 3 volte, perdonatemi questa confessione, per 3 volte
io ho corso il rischio di fare fuori mia moglie 3 volte. Mi ha salvato la fede, ho fatto quel passo indietro.